Signora Van Biden, sia ragionevole, ha perso i sensi, devono visitare. Io non devo fare un bel niente, le dico che sto bene, mi lasci per cortesia. Va bene, allora può almeno spiegarci che è successo? È molto semplice. Il signor Baker si è introdotto nel mio ufficio per rubare dei documenti riservati. Io ho cercato di impedirglielo e lui mi ha dato una forte spinta. Ho sbattuto la testa contro il bancone della reception e ho perso i sensi. Ma non è vero. Ti prego, chiamo un medico. Ma che succede? Sto male. Oh. Luisa! Luisa, presto! Presto! Chiama un medico! Come sta Annabel Van Biden? La stanno portando in ospedale, subirà un intervento. La diagnosi del medico? Mentre la visitava ha avuto un blocco respiratorio. Quindi hanno dovuto intubarla. Non ci voleva. È una novità doppiamente negativa. E questo che significa? Che Simon può dire addio alla condizionale. Temo che il suo fidanzato finirà in prigione. Simon rischia il carcere per qualcosa che non ha fatto. Io so che non è stato lui a spingere Annabel. Si è introdotto in azienda, sì, ha sbagliato. Ma non farebbe mai del male a una persona, nemmeno se la detestasse. Questo lo sa lei e lo so io. Però per il giudice non sarà sufficiente. Ci vogliono argomenti più concreti. Ma non hanno prove, solo indizi. Si è chinato verso Annabel per aiutarla a alzarsi. E proprio in quel momento è entrato il commissario Delbrook. Nessuno l'ha visto spingerla. Ma disgraziatamente c'è la testimonianza di Annabel che afferma proprio questo. Già, peccato che Annabel adesso sia sotto i ferri. E chissà quando potranno di nuovo interrogarla. Ma anche se potesse parlare, che motivo avrebbe di rivedere la sua deposizione? È vero. Simon si è compromesso pubblicamente, arrivando ad accusarla di aver rubato la formula di Harald. E lei non glielo perdonerà questo. La formula di Baker sarà il principale argomento usato dal sostituto procuratore. Sì, per lui sarebbe il movente di Simon. Già. L'avrebbe fatto per riprendersi la formula di suo padre e vendicarsi di Annabel. Ma non è andata affatto. Così verrà interpretata. E il reato, commesso per vendetta, costituisce un aggravante. Che significa? Che Simon potrebbe essere arrestato come misura cautelare. Incredibile, abbiamo lasciato la villa solo ieri. Già, a me sembra una settimana. Spero non sia perché il tempo che trascorri con me ti sembra più lungo. Oh, se è per questo, allora 2 settimane. Oh. No, è solo che sono successe talmente tante cose nell'ultimo periodo. Già, perciò fa effetto che adesso le ore scorrano più lente. Sì. Ma è bello avere un po' di tempo per noi, prendersi una pausa. Hai ragione, è come una vacanza. Tu però non riesci a staccare la spina, vero? Sai, le mie figlie sono ancora in quella casa. Già, insieme ad Annabel. Infatti. Ma non credi che ti avrebbero chiamato se ci fosse qualcosa che non va? Potrebbero farlo anche se andasse tutto bene, eh? È lo stesso per te, chiamale. È che non voglio fare il padre apprensivo che telefona in continuazione. Se fossi davvero apprensivo, l'avresti già fatto da un pezzo? Sì. Hai ragione, come sempre. Dovrei smetterla di pensare troppo e preoccuparmi. In fin dei conti siamo in vacanza, no? Esatto, e abbiamo cose ben più piacevoli di quella donna a cui pensare. Dici? Perché non torniamo in hotel o andiamo a mangiare qualcosa in giro? Comincia a fare freddo e mi fanno male i piedi. Resisti ancora un attimo, solo pochi passi. Sì. Ah, Richard, che splendida idea. Prego, madame. Andiamo.
Molto bene, allora facciamo così. Lei parla con Simon e io con il sostituto procuratore. Potrebbe non dire niente a Tobias e Marianne, almeno finché non sappiamo se Simon sarà arrestato. D'accordo. Posso fare qualcosa anch'io? Puoi incrociare le dita, se crede. Simon avrà bisogno di fortuna. Non riesco ancora a credere che Annabelle... Parlate di mia madre. La sto cercando dappertutto. Potreste smetterla di guardarmi in quel modo e dirmi che cosa è successo, per favore? Nora, Annabelle è stata ricoverata in ospedale. Cosa e perché? Pare abbia avuto un ictus dovuto a un'emorragia cerebrale. La stanno operando adesso. Sapete se la cosa è una conseguenza della caduta? È possibile, sì. Ma che stai facendo? Nostra. Fermati, sei impazzita! Nessuno! No! 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 Oh. Mamma. Nora. Come sta adesso? Si sa già qualcosa dell'operazione? So solo che è un intervento molto difficile e che la stanno operando d'urgenza. Mi dispiace. Già, posso immaginarlo. So che pensi sia stato Simon, senti, ma... Senti, risparmiami le giustificazioni, non faranno guarire mia Guarirà, madre. Guarirà, sono sicura. Devi crederci anche. Certo, come no. Nora! Lasciala andare. Ha bisogno di tempo per accettare la notizia. Sembrava così sconvolta, così sola. Ma hai ragione. Mi occuperò di Nora più tardi. Ora devo parlare con Simon. Posso raccontare a Marianne che cosa è successo? No. Adesso è già abbastanza preoccupata per Harold. D'accordo. Allora, come ti è sembrato, Harold? Non mi hanno permesso di fermarmi a lungo, ma sembrava molto tranquillo. Bene, è una buona cosa. Sì. Sai, ho visto anche il professor Egger. Ha detto che Harold sembra aver superato bene l'intervento. E quel microchip che gli hanno innestato funziona, che tu sappia? Voglio dire, non è più paralizzato dal collo in giù. Non si sa ancora se i segnali siano trasmessi correttamente dal cervello ai nervi. Lo scopriremo solo quando si risveglierà. Quindi lo tengono ancora in coma? Sì. Per il momento sì. Ma il professor Egger è molto ottimista. È una bella cosa. Già. È davvero rassicurante sapere che si trova in buone mani. Ciao, mamma. Sei stata in ospedale? Sì. Sembra che tuo padre abbia superato bene l'intervento. Non ti devi preoccupare. E tu come stai? Sai, ora che faccio l'artista ho molto tempo libero. A sentirti non si direbbe che ti renda felice. Tranquilla, va tutto bene. Anche se sono irritato per questo inutile procedimento istruttorio nei miei confronti. Io non ho fatto niente ad Annabelle. Ma certo, lo so che non l'hai spinta. Non riuscirà a mandarmi ai lavori forzati. Beh, Annabelle van Weyden sarebbe capace di tutto. Annabelle può rubare formule e falsificare contratti, ma ci vuole ben altro per ingannare un giudice. Non prenderla alla leggera, d'accordo? Al contrario. Non sono mai stato così serio. Dimostrerò che Annabelle ha falsificato la firma di papà sul contratto. E riuscirò a sbatterla in carcere. Hai capito? Inchioderemo Annabelle, puoi starne certa. A più tardi. Sì, ciao tesoro. Tu che dici? Porremo fine ai giochetti di quella strega? Purtroppo temo di no. Ehi, un po' di ottimismo non guasterebbe. È accaduta una cosa. E cioè cosa? Annabelle è stata ricoverata. È piuttosto grave. Ascolta, si tratta di Lissy. Ah, sì? Prima ho sentito la vostra conversazione. Davvero? Sì, l'ho fatto senza volere. Non intendevo origliare. Già, ma... Non sei riuscito a evitarlo, vero? Beh, ecco, diciamo così.
Comunque non aveva del tutto torto, sai. Ultimamente sono successe molte cose. Sì, e poche piacevoli. Esatto, hai centrato il punto. Ora vieni tu al punto. Beh, dal momento che il signor Van Weyden e la signora Bernstein sono via, ho pensato che... Sì, so cosa hai pensato. Abbiamo una casa libera e a disposizione. Sì, come l'hai capito? Sì, ho avuto conversazioni simili con Conrad 15 anni fa. Va avanti. Beh, ecco, volevo organizzare una festa a sorpresa per Lissi. No! Prego? Prego? Scusate se mi intrometto, non è mia abitudine farlo. Ma considerata l'assenza della signora Van Weyden e viste le tragiche circostanze, ritengo che sia mio dovere intervenire repentinamente. Ah, la pensa così? Tragiche circostanze? Lascia stare. Sa cosa penso io invece? Penso che una bella festa a sorpresa sia proprio quello che ci vorrebbe adesso in questa casa. E quindi acconsenti? Sarebbe riduttivo, mio caro. Ho valutato attentamente le attuali circostanze e per questo motivo ritengo che sia mio dovere appoggiare fermamente questo raduno di giovani. Non le pare di esprimersi in un modo un po' troppo ricercato e ampolloso? Quindi tu appoggi incondizionatamente un raduno del genere? Esatto, e vi preparo tutto. Grazie. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. Ti ricorda qualcosa? Ma certo. Una magnifica giornata di 33 anni fa. Esatto. Eravamo una famiglia molto felice un tempo. Tu, io, Max e poi Victoria. Non avrei dovuto lasciarvi. Per fortuna adesso sei tornata da me. Abbiamo una seconda possibilità. E la sfrutteremo, vero? Assolutamente. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. Sai dirmi quanto tempo durerà l'intervento? So solo che è molto rischioso. Hai già parlato con Sophie Novak? Sì, lei ti crede innocente. Ma? Dice che il capo di imputazione è cambiato. Lesioni gravi, se non omicidio volontario. Non pensiamo al peggio adesso. Annabelle potrebbe ancora guarire. Se anche fosse, rimane il reato di lesioni personali. Ha avuto un'emorragia cerebrale che si è pure aggravata. Che significa tutto questo per me? Che dice l'avvocato Novak? Che possono chiedere la custodia cautelare. Dovrei andare in carcere. Ma io non l'ho neanche toccata. Non sapevo nemmeno che Annabelle fosse in azienda. Volevo essere solo, per questo ero lì di notte. Ma certo, io lo so. Sai che cosa non capisco? Perché Annabelle abbia dichiarato di essere stata spinta da me. Voleva proteggere il vero colpevole. Io non credo affatto che lei possa essere inciampata. L'hai accusata pubblicamente di essere una truffatrice. Forse questo è il suo modo per vendicarsi. Può darsi. Ma sento che là c'era qualcun altro, che lei sta coprendo. Mi domando chi sia. Ospedale Elizabeth, sono Suor Monica. Sono Nora Van Weyden, ho già chiamato prima. Mia madre è stata operata, saprebbe dirmi qualcosa? Mi dispiace, signorina Van Weyden, sua madre è sempre in sala operatoria. Che cosa ancora? Le condizioni di sua madre sono molto gravi, l'intervento potrebbe durare a lungo. Sì, capisco, allora chiamerò più tardi. Ma perché mi sento così in colpa verso di te?
Volevi tendere una trappola a Simone e mandarlo in prigione. È colpa tua se adesso sei lì. Ehi, Lissi. Ehi. Capisco che tu non possa ignorare le preoccupazioni dei Becker, ma Sebastian non pretenderà che sia tu a risolvere i loro problemi. È che è un momento davvero difficile per me, sono molto stanca. Sebastian è completamente assorbito dalla sua famiglia e lo posso anche capire, ma anche noi ne abbiamo passate tante ultimamente. La morte di Victoria, l'amnesia di Hagen, mio padre che deve divorziare, per non parlare poi di Annabelle e di Nora. Capisci che non è certo una passeggiata. Sì, mi rendo conto che tutto insieme sia un po' troppo. In più, da quando il padre di Sebastian ha avuto l'incidente, mi tocca mandare avanti il lavoro da sola. Ah, no. Avrei voglia di mandare tutto all'aria. Pensare che fino a poco fa volevamo ampliarci. Becker Corriere, sono Lissi van Weyden. Un animale domestico. Che tipo di animale? Ah, un gatto. Dal veterinario. Sì, sì, non c'è problema. Mi dica. Sì, tutto chiaro. Bene, arrivederci, grazie. Hai sentito, vero? Badstrasse 11, corri. È un gatto? Sì. Beh, tutto fa brodo. Scusa, ma non posso. Cosa? Sì, ho promesso a Elsa che l'avrei sostituita al Barney più tardi. Lavori di nuovo al Barney? Fantastico. E inoltre, sono allergico al pelo dei gatti. Sebastian, stai scherzando? Ho appena accettato la consegna. Senti, ti faccio una proposta, ok? Deviamo tutte le chiamate sul mio cellulare, così tu puoi portare il micio dal dottore. Sì, con la bicicletta. Beh, sulla mia moto prenderebbe freddo. Stupendo. Bella azienda, gran bel socio. E bella divisione dei compiti, grazie. È davvero furiosa. Vedrai che le passerà. Non ne sarei così sicura. Ti rendi conto che sta già vivendo un momento difficile e adesso deve anche fare a meno del tuo aiuto. Questo momento finirà. Ma se ricominci addirittura a fare i turni al Barney? No, questo è quello che le ho raccontato. Le menti anche, come se non bastasse. Sì, così possiamo preparare la festa. Quale festa? Mi fa molto piacere che Harald stia meglio. Allora, quando si potrà andare a trovarlo? Beh, ci vorrà un po' di tempo prima di potergli parlare. I dottori non vogliono che si affatichi. Ma tra un paio di giorni probabilmente potrà essere svegliato dal coma. Sì. E a quel punto comincerà una lunghissima fase di riabilitazione. Non oso immaginare i costi. Adesso non preoccuparti, Marianne. Insieme ce la faremo. Grazie, sei gentile. E poi, se Simon avesse ragione e si scoprisse che Annabelle van Weyden aveva davvero falsificato la firma sul contratto, allora il brevetto tornerebbe nuovamente ad essere proprietà di Harald. Forse è stato un bene che Simon sia andato a cercare il contratto, perché adesso il giudice chiederà ad Annabelle di metterlo agli atti. Sì, ma mio figlio non deve più mettersi in mezzo. Ha già rischiato molto. Per fortuna possiamo dire che la cosa è andata a finire bene. Di un po', Eva, che stai facendo? A vederti sembra che prepari un buffet. Ma i van Weyden non ci sono, mi pare. Ho già cercato di spiegarglielo io, purtroppo senza successo. Oltretutto la signora van Weyden... Signor Adam, è soltanto una piccola festicciola fra ragazzi per Sebastian e Lissi. Carina come idea. Allora non ti tratteniamo oltre, cara. Già. Ci vediamo più tardi. A più tardi. Arrivederci. Oh. Ammazzo. Simon cerca di distrarsi, ma io lo so come si sente. Perché Annabelle voleva che mi sposassi con Hennig? Cosa avrebbe ottenuto? Era il suo modo per vendicarsi del fatto che sono stata io a scoprire che Nora è figlia di Richard? Conoscendola potrebbe essere così. E adesso, testimoniando il falso, vuole vendicarsi di Simon per averle dato pubblicamente della truffatrice. Presto quel contratto salterà fuori e allora scopriremo se Annabelle ha falsificato la firma. E se io avevo un buon motivo per cercarlo?
Non dovrai andare in carcere. Maledizione, non ci voleva. Stupida bicicletta. E stupido gatto. Io prendo le telefonate, non faccio consegne. Che razza di società è? Accidenti a lui. Stupido. Ehi! Attento, dove vai? Lissi! Papà, Elena, cosa ci fate qui? Ci chiedevamo se fosse davvero mia figlia quella che ci stava urlando contro. Scusatemi. Non sapevo che foste voi. Ma che cosa fate qua? Una gita di piacere? Beh, sì, una cosa del genere. Che cosa è successo? Devo portare questo gatto dal veterinario a una ruota a terra. E il mio socio si occupa di altre cose anziché dell'azienda. No, abbiamo l'imprenditrice dell'anno. Come va a casa? Beh, insomma. Come sta Nora? Preferiamo evitarci. Una sorellastra non potrà mai essere la tua migliore amica, è risaputo. E Annabelle? Non so, non la vedo da un paio di giorni. Che cosa significa? È partita? Ha traslocato forse? Non ne ho idea. Finora non ho sentito la necessità di denunciarne la scomparsa. Non mi manca affatto. Come mai vi preoccupate per Annabelle? Ci preoccupiamo per Annabelle? No. No. Hagen, puoi interrompere i tuoi esercizi e ascoltarmi un momento? Se vuoi parlare di come ci organizzeremo per dormire, puoi rimanere, starai sul divano. Annabelle è in ospedale. Ha avuto un ictus, è molto grave. Ha avuto un ictus? Ok, la prognosi? I medici non si pronunciano. La stanno operando adesso, ma le probabilità sono 50 e 50. Dovremmo parlare di Simon Becker, allora. A questo punto è spacciato. Hagen. Io suggerirei... Hagen! Cosa? Sei proprio sicuro di non voler parlare di Annabelle? Sophie, per me l'argomento Annabelle è chiuso, dovresti saperlo. Perciò, se vuoi, parliamo del tuo caso. Ok. Per come la vedo io, l'unica possibilità per Simon Becker sarebbe trovare il contratto che stava cercando nella cassaforte. Sì, lo penso anch'io. Se dimostrassimo che la firma di Harald Becker è stata contraffatta, forniremmo a Simon un buon motivo per l'effrazione. E questo costituirebbe un attenuante che potrebbe anche fargli sospendere la condanna. Dobbiamo poter esaminare quel contratto e richiedere una perizia legale. Ho già provato a contattare il sostituto procuratore. Più che altro ti serve un mandato di perquisizione. Vuoi che parli io con il sostituto? È un mio vecchio collega. No, grazie. Non è il caso, ho i miei contatti. E quali avvocati senza frontiere? No, all'interno della polizia. E farò di tutto perché il mio cliente non vada in prigione. Buon divertimento, allora. Grazie. Ah, quando torni, portati un'altra coperta per stanotte. Farà freddo sul divano. Quello strano maggiordomo di Annabelle van Weyden ha posto delle condizioni ben precise. O così o niente. Non fatico a immaginarlo. E Richard e Elena sono all'oscuro di tutto. Sì, neanche Lissi ne sa nulla. Vorrei tanto vedere la sua faccia. Ma verrete anche voi, spero. Tra l'altro, tua madre è entusiasta della cosa e ci sta aiutando con i preparativi. Davvero? Beh, allora? Posso contarci? Sì, prendi quello che ti serve, ma poi devi restituirmi tutto. Sì, certo. Ci vediamo. A più tardi. Si sta bene sì, qui, Sì, ci però. Vengo sempre. Ehi, Max. Ciao. Hai da fare stasera? No. Sto organizzando una festa, una grande festa a sorpresa per Lissi. Lo trovo molto carino da parte di Sebastian. E io sono contento di andare a una festa. Ah, non ti diverti abbastanza con me? Ma certo. Mettiamoci al lavoro. Thank you.
Oh, giovanotto, attento, quella coppa costa una fortuna. Sì, per questo la metto via. Forse è meglio se la lascia a me. Signor Adam, so che lei è assolutamente contrario a questa festa. Ma allora saprà che questi locali sono pieni di oggetti da trattare con estrema cura, no? Con delicatezza, sì, ma non siamo in un museo. Comunque, avreste dovuto chiedermi una lista degli oggetti che potevate utilizzare. Sì, non ci abbiamo pensato. Ah, devono essere i primi invitati. Aspetti, vado ad aprire. Ah, non importa, faccio io. La prego, ci sono compiti che non si possono delegare ad altri. E uno di questi è proprio l'accoglienza degli ospiti. Buonasera, signori. Forte, un maggiordomo. Grazie, James. Ehi, ciao. Buonasera. Salve. Sembra che veda dei giovani per la prima volta in vita sua. Lei è una donna senza cuore. Questa è la casa della signora Van Weyden. Sì, che è in ospedale e sta rischiando la vita. Lo so, signor Adam, ma ormai siamo in ballo e bisogna ballare. Dove sarà l'avvocato Novak? Dovrebbe già essere qui. Ha detto che sarebbe passata. Speriamo che abbia buone notizie. Deve essere lei. Buonasera. Oh, è lei. Sono lieta che sia. Buonasera, signorina, signor Becker. Ho pensato fosse meno spiacevole vederci qui che in commissariato. Lei dovrebbe venire con me. Perché dovrebbe? Custodia cautelare. Ma io... Non vi sembra eccessivo? È proprio per questo che siamo qui. Conosco il commissario Delbrück da molti anni e gli ho assicurato che l'arresto di Simon Becker non sarebbe stato necessario. Ha capito il motivo dell'effrazione e che non c'è pericolo di collusione al riguardo. Ma rimane il dubbio che lei possa tentare di sottrarsi a un'eventuale condanna. Cioè, lei pensa che Simon potrebbe fuggire? Sarebbe assurdo. Lui è innocente, non ha spinto la signora Van Weyden. Luisa ha ragione, non ho motivo di scappare. Sì, garantisco io per lui. D'accordo, parlerò con il sostituto procuratore. Sì, fallo, ti prego. E spiegagli anche di quel contratto. È di vitale importanza che noi riusciamo ad esaminarlo. È essenziale per provare l'innocenza di Simon Becker. Farò quello che posso. Lo so. E lei, signor Becker, non faccia sciocchezze. Ciao. Grazie. Ciao! Sono io? C'è nessuno in casa? Sì, adesso devo anche prepararmi da mangiare, è la fine. Lissy, eccoti finalmente. Ti sei chiesto come mai ci ho impiegato tanto? Sì, mi sono anche preoccupato. Ti è successo qualcosa? Problemi con il gatto? Preferirei non parlarne. Piuttosto, che ci fai tu qui? Non dovevi lavorare? No, essa non aveva più bisogno. Stupendo! Allora avrai passato un pomeriggio divertente. C'era roba interessante in TV? A dire la verità, sono stato impegnato lo stesso. Già, lo immagino. Dovevo preparare un po' di cose. Certo, comprare patatine, qualche bibita. Indovinato. Sistemare un po' il divano. Esatto, come fai a saperlo? Puoi accendere la TV, stendere le gambe. No, non esattamente. Non vuoi vedere che cosa ho preparato? Ah, certo, volentieri. Su, andiamo. Il momento dell'attesa è il più bello. Perciò, forza, chiudi gli occhi e... Ah, adesso smettila, dai. Ok, ok, veloce e indolore. Sorpresa! Sorpresa! Il medico ha detto che le è scoppiato un vaso sanguigno nell'impatto contro lo spigolo. Sono riusciti a togliere il sangue, ma non sanno se il cervello abbia subito danni. Santo cielo. Tu preferiresti che non si svegliasse, vero? Come puoi dire questo? Ti ha perfino ricattata, vuole che tu sposi Hennig. Quel ricatto è talmente assurdo. Non l'ho nemmeno preso in considerazione. Davvero? Se Annabelle si risveglierà, avrà cose più importanti a cui pensare del fatto che io sposi Hennig. E comunque non so proprio perché lo voglia. Può darsi che sia stato davvero Simon a spingerla. E quindi lei pensa di punirlo in questo modo? Annabelle vorrebbe che lo credessi. Ma tu conosci Simon. Non è certo un violento. Sì, ma ultimamente è davvero sotto pressione. Doveva trovare il contratto. Ha bisogno di soldi per aiutare i suoi. Ora più che mai, dato che Annabelle l'ha licenziata. Ma non l'avrebbe mai aggredita. Non ne sarebbe stato capace. Probabilmente lei l'ha provocato. Nemmeno la polizia lo considera pericoloso. Infatti lo lasciano libero fino al processo. Ah. Sì, hanno capito che il rischio di fuga non sussiste. No, Nora.
Allora, Simon non può essere colpevole. Anche in tribunale dovranno riconoscerlo. Le cose devono essere andate diversamente. Quindi, secondo me, o Annabelle è inciampata, oppure... Oppure cosa? Oppure in azienda c'era una terza persona. Beh, in ogni caso, io ti ammiro. È davvero grandioso che tu creda così alla sua innocenza. Sì. Sì, è così. Adesso devo andare. Voglio preparare una cena romantica nella casa galleggiante. È un'ottima idea. Così lo aiuterai a distrarsi. L'idea della carrozza è stata veramente meravigliosa. Sì. Sono ancora in grado di stupirti, a quanto pare. Ci sei riuscito, senza dubbio. Stai ancora pensando ad Annabelle? Già, mi chiedo perché sia sparita. Lì si ha detto che non la vede da un paio di giorni. Pensi che potrebbe essersi arresa? Sarebbe una cosa fantastica. Non me l'aspettavo così presto. Chi può dirlo? Magari si è davvero trasferita, anche lei in un hotel. Sarebbe già un primo passo. Ah, eccomi qui. Ah, ciao. Henning. Ho cercato di chiamarvi per tutto il giorno. Avevamo i telefoni spenti. Che cosa c'è? Quindi non sapete niente? Henning. Non tenerci sulle spine. Hanno ricoverato Annabelle in ospedale. Ha avuto un ictus. È in pericolo di vita. Allora, mio caro Simon, dove ti mandiamo? Magari in Spagna? No, no, un po' più lontano. Ecco, in Costa Rica. Mi sembra un bel posto. Adesso fa anche caldo. Ok, allora prenoto. Simon Becker, sola andata. Mi dispiace, Simon, ma Luisa non ha preso il ricatto seriamente. Devo fare qualcosa. Ok, adesso stampiamo. Mi raccomando, deve attenersi rigorosamente alle condizioni. Sì. Fino all'inizio del processo non deve lasciare il paese. Non avrei motivo di farlo. Comunque glielo ripeto ancora una volta. In realtà dovrebbe contattare regolarmente la polizia, ma è sufficiente che io sappia sempre dove si trova. Conosce Delbrook da tanto? Sì, è una vecchia conoscenza. Posso chiederle come mai? Conosceva mio fratello. Un tempo erano colleghi. Capisco, quindi anche suo fratello è in polizia? Ah, no, ecco... Lo era, ma adesso non lo è più, ne è uscito. Bene, signor Becker, mi tenga informata di ogni suo movimento. Sì. È solo per proteggerla. Naturalmente. E la Grazie. Ringrazio molto per avermi risparmiato il carcere preventivo. Sì, adesso non dobbiamo preoccuparci fino all'inizio del processo. E per allora speriamo di aver provato la sua innocenza. Sì, lo spero anch'io. Già. Delbrook doveva essere molto amico di suo fratello, visto come si sta impegnando per me. Sì, certo. Le auguro una buona serata. Altrettanto. Grazie al cielo, Simon non dovrà stare in prigione fino al processo. E per allora riusciremo a provare la sua innocenza. Spero che adesso sia meno preoccupato. Deve sapere che qualsiasi cosa accada, io sarò sempre con lui. E gli sarò accanto.
fixing my emotions. Throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change. Just to catch a flame. Commissariato di Falkenthal, buonasera. Something deep inside. Scusa. Prego. E allora? Come procede? Tutto bene? Certo. Magari ci sono un po' più amici del previsto, ma sono tutti molto tranquilli. Ops. Dai, vieni a ballare. Grazie. Diciamo più o meno tranquilli. Sì, più o meno. Sebastian, mio padre ti ucciderà quando tornerà a casa, ma credo che valga la pena di rischiare. La sorpresa ti è piaciuta? Sì, era da tanto che non mi divertivo così. Ne sono felice. Ricordati che io per te ci sono, anche se non sempre allegra come adesso. Ti prometto che d'ora in poi mi impegnerò di più per la nostra ditta. Che ci fa lei qui? È riuscita proprio bene la tua festa per Lissy. Sì, per fortuna. Ero un po' preoccupato perché non mi aspettavo tanta gente. Ma lei è entusiasta. Che ci fai tu qui? Controllo che cosa succede in casa mia. In casa tua? Ma guarda, c'è una festa, come vedi. Sì, lo vedo, un bel ammasso di plebaglia. Non credo che Riccardo approverebbe. Ne parlerò io stessa a mio padre. Va bene, visto che ormai sono qui, mi unirò ai festeggiamenti. Non mi pare di averti invitata e in mezzo a questa plebaglia non saresti a tuo agio. Sì, hai ragione. Festeggerò da sola. Fa pure. Oh, scusami. A che cosa pensi?
che sono accadute tante cose da quando ci siamo conosciuti. Già, è vero. Il destino ha tentato di dividerci in tutti i modi. Io la vedo diversamente. Il destino ci ha uniti e ora ci mette alla prova per vedere se lo vogliamo davvero. Beh, io lo voglio. Ne sono sicura ogni giorno di più. È così anche per me. Polizia criminale, aprite la porta. La polizia? Ma che cosa voglio? Ora lo scopriremo. Avanti, signor Becker, si muova. Sì, arrivo, un momento. Potrebbe spiegarmi il perché di questa irruzione? Prendete in custodia quest'uomo. Che significa? Ehi, mettagli le mani. Ma che cosa volete da Simon? Impedirgli di fuggire dal paese. Cosa? Abbiamo avuto una segnalazione anonima. Voleva lasciare il paese infrangendo i nostri accordi. Io non capisco. Questo è il mandato di arresto. L'accusa è di lesioni personali aggravate nei confronti della signora Annabel Van Weyden. E ora come faremo a dimostrare la sua innocenza? Che succederà se Annabel dovesse morire? Oh! Vi auguro una splendida giornata. Buongiorno, signor Van Weyden. Ho parlato con il commissario Delbrook. È sicuro di poter rintracciare il computer da qui? Simon avrebbe prenotato il biglietto aereo. Grandioso!